Assessore, qua la notte bianca di cittadeibimbi.it è venuto perché c'è un dialogo aperto tra il comune di Bari e la cittadinanza. Anche qua c'è l'occasione di incontrare le famiglie. Non solo le famiglie, c'è l'occasione di incontrare le future generazioni. I bambini, i ragazzi di oggi sono le generazioni di domani, quindi la loro crescita, il loro stato, diciamo, di salute mentale, la capacità di potersi divertire e divertirsi anche in maniera sana e genuina è nelle nostre priorità, e questo è un luogo che si occupa anche di questo. Il suo assessorato può essere molto utile per le famiglie, a cominciare dalla possibilità di sostenere l'edilizia scolastica. Non solo l'edilizia scolastica, perché molto spesso pensiamo che i ragazzi crescono soltanto all'interno degli edifici scolastici. In realtà dobbiamo impegnarci di recuperare anche quei luoghi aperti lì dove esistono dei punti di aggregazione per bambini. Mi riferisco ai numerosissimi parchi che la città ha, alle numerosissime aree gioco, spesso non diciamo efficienti e che necessitano di manutenzione. E contiamo di effettuare una manutenzione straordinaria dei giochi, dei giochi presenti all'interno dei parchi, e contiamo soprattutto di creare un'offerta di giochi disponibili all'aperto anche più strutturata. Immagino ad esempio a giochi anche per i diversamente abili, perché è giusto che si creino anche dei momenti di aggregazione tra bambini diversamente abili e bambini normodotati. Esiste ormai un'offerta commerciale estremamente variegata che permette a queste due tipologie di bambini di poter divertirsi assieme e di poter socializzare. È un obiettivo fondamentale e contiamo di dedicare molte attenzioni e anche delle risorse economiche specifiche su questo. È un progetto difficile quello di realizzare città a misura di bambino, però magari la città di Bari ha cominciato a lavorare in questa direzione, diciamo è già un passo in avanti. È vero che è un progetto difficile, ma è anche vero che questa difficoltà può essere superata con un'operazione estremamente semplice: i bambini vanno ascoltati. Molto spesso nella loro semplicità i bambini sono in grado di farci vedere una serie di problemi, una serie di iniziative, una serie di situazioni che con piccoli interventi possono essere migliorate. Ci sono Topolino e Minnie dietro. Ciao! La loro arma quando scappano in montagna.